Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione del valzer di Alessandra. Oggi vedremo le parti gravi, quindi farò un'unica lezione, insomma, riassumendo un po' tutte queste par la parte grave, insomma, sono le tre parti A, B, C che le suoneremo all'ottava bassa. E quindi è così, visto che parliamo dei bassi, perché, insomma, gli incassi sono gli stessi, quindi pausa, poi insieme in chiusura, apro col 3. Salgo di una posizione, due cerchiate, quattro, due cerchiate, insomma l'acciaccatura. Tre, poi scendo in una posizione. Ripeto questo, quindi ancora un. Invece il 3, va bene? Quindi mostro questo molto velocemente perché è sempre la stessa cosa, è inutile perdere molto tempo su questa parte. Ecco qua, voi ripetetela insomma con le posizioni scritte. Se avete capito, è inutile fare questa parte se non avete ben chiara la parte A all'ottava, insomma all'ottava quinta, è solo una perdita di tempo. La parte è questa, quindi stesso discorso del ritornello della parte A normale. Fate questi due righi, ripetete di qua, poi saltate il pezzo rosso e fate il blu. Bene, fatto questo andiamo avanti con la parte B all'ottava, diciamo anche all'ottava bassa. E così, quindi seconda posizione, quindi così sarà un. Quindi un. Poi un. Cambia il 2 che in apertura prima suonavamo il 3 sotto. Che poi è acuto, quindi sempre fermi qua, rimane nella stessa posizione. Salendo una posizione. E chiudiamo col 2. Poi ripete la stessa cosa, quindi andiamo in seconda posizione. Il 2 in apertura. 4 e 3 cerchiate in apertura. Saliamo nella posizione. Attenzione, in chiusura dobbiamo andare in seconda posizione, 2 cerchiato, 3 cerchiato, 4 cerchiato, allarghiamo di un tasto, non qui, quindi qui, e il quinto cerchiato, quindi questo, 2 cerchiato, 3 cerchiato, il 4 e il quinto qui, va bene, e questa, beh, vi mostro quello che ho detto ora, 2 cerchiato, 3 cerchiato, 4 e 5, 4 allarghiamo di una posizione, la parte di ora è questa. Ve la mostro nuovamente, ecco qua. Studiatela benissimo insieme all'altra. Ok, dopo aver fatto questo, abbiamo quelle due note come prima, insomma, riagganciamo questa parte che insomma è questo. Abbiamo il 3 cerchiato e 5 e 3 cerchiato. Quindi tam. Poi stesso movimento delle dita che abbiamo fatto nella parte C, non cambia una virgola. Non si muove mai, sta sempre fermo su questi tasti, quindi. In chiusura sempre fermo qui. Sempre fermo qua. Solo qua si muove nelle ultime note, quindi 3 cerchiato e si ripete tutto da capo, quindi rimane sempre ferma nella stessa posizione. Questa, va bene, cambia solo qui, si sposta. Quindi se avete ben chiara parte A, parte B, parte C, diciamo nell'ottava acuta, non avrete nessuna difficoltà. Se non avete chiaro quello, insomma, vi sconsiglio di proseguire. Bene, arrivate qua, si c'è scritto di farla da capo fino al fine. Il fine, eccolo qui. Mostro subito qui, rallentando magari, va bene, tam tam, quindi ripetete tutta questa prima parte di qua, rallentando tam 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 tam, un ritenuto forte, va bene? Bene, i bassi è inutile spiegarveli, insomma, perché se avete capito bene le parti A, B, C dell'inizio è la stessa cosa, cambia solo l'ottava, cambia qualche piccola cosa, ma in linea di massima è